Buongiorno a tutti, sono Laura Bisarello, fisioterapista dell'USL 8 Berica. Io e le colleghe oggi volevamo portare la vostra attenzione sull'importanza di una corretta posizione seduta nella prevenzione del mal di schiena. Le situazioni che abbiamo considerato sono la posizione seduta in auto, la posizione seduta alla scrivania o davanti al computer e la posizione seduta in poltrona. Adesso la collega vi farà vedere qual è la posizione corretta alla guida dell'auto, soprattutto considerando che questa situazione ci sottopone a continue vibrazioni e la nostra schiena diventa particolarmente vulnerabile. La posizione seduta corretta in auto dovrebbe essere la seguente, come vi sta illustrando la collega. Seduti indietro con bacino ben appoggiato allo schienale, il quale deve essere leggermente inclinato all'indietro. Se possibile, rialziamo il sedile in modo che il bacino sia un po' più alto rispetto alle ginocchia, in modo tale comunque che anche e ginocchia siano in una posizione vicino ai 90 gradi. La distanza del sedile dai pedali va regolata in modo che braccia e gambe siano leggermente piegate, in particolare le gambe devono essere piegate più o meno a 120 gradi. Attenzione al poggiatesta, che deve essere posizionato all'altezza delle orecchie e distante più o meno due dita dalla nuca. È bene fare una piccola sosta ogni circa un'ora, un'ora e mezza, scendendo dall'auto. Fare qualche passo cercando anche di raddrizzare la schiena. Questo suggerimento è utile anche prima di caricare, scaricare pesi e bagagli, perché dopo una posizione seduta in flessione prolungata nel tempo, la nostra schiena è molto vulnerabile. Un'altra situazione di posizione seduta prolungata riguarda gli studenti o i lavoratori che devono stare per periodi lunghi seduti alla scrivania o davanti al computer. La posizione seduta corretta prevede che il bacino sia ben arretrato fino in fondo alla sedia, in modo che la schiena sia tutta appoggiata allo schienale. Le articolazioni dell'anca e del ginocchio più o meno devono mantenere una posizione di 90 gradi con i piedi ben appoggiati a terra. Questo per evitare che la compressione dietro al ginocchio diminuisca la circolazione venosa. Per quanto riguarda gli arti superiori, il gomito dovrebbe essere ben appoggiato al piano di lavoro e questo ci aiuta ad evitare tensioni a livello della muscolatura cervicale e delle spalle. È importante anche una regolazione corretta del monitor. La linea orizzontale dello sguardo dovrebbe più o meno arrivare all'altezza del bordo superiore del monitor. Questo impedisce che eccessivi piegamenti in avanti o movimenti del collo troppo elevato verso l'alto vadano a produrre tensioni nella regione cervicale. In generale, quindi, evitiamo posizioni in cui la seduta è troppo bassa, costringendoci a mantenere la schiena eccessivamente china in avanti, come pure l'altezza del monitor non adeguata ci obbliga a sollevare il capo per riuscire a fissare lo schermo. Un altro elemento importante per prevenire il mal di schiena riguarda il mantenimento di una corretta posizione in poltrona o in divano nei momenti di relax. Normalmente siamo portati a tenere la posizione che sta tenendo la collega, quindi molto in avanti sul sedile, e dando in questo modo una completa inversione di tutte le curvature fisiologiche della schiena. Questo nel lungo periodo porta a produrre tensioni a livello della zona lombare, della zona bassa della schiena, ma anche nella regione cervicale. La posizione corretta richiede di spostare bene indietro il bacino. Possiamo aiutarci anche con un piccolo cuscino posto a livello della parte bassa della colonna che migliora sicuramente la sensazione di comodità. Un ulteriore suggerimento, se possibile, cercare anche di trovare un appoggio per il capo usando o lo schienale del divano se è sufficientemente alto oppure un cuscino. Anche qua le anche e le ginocchia vanno mantenute più o meno a 90 gradi di flessione. I piedi devono essere appoggiati al pavimento per non creare tensioni a livello del cavo popliteo e ridurre quindi il ritorno venoso della circolazione. Con quest'ultimo suggerimento siamo giunti al termine. Vi salutiamo, vi ringraziamo e speriamo di esservi stati utili con i nostri consigli.